per agire in modo un po' diverso, molti attori italiani, ma anche molti critici, insomma, lamentano il fatto che in Italia poi spesso sia un po' schiavi, non è il tuo caso, ovviamente, l'abbiamo detto tutta la mattinata, ma insomma c'è questa cosa del typecasting, poi dai, con la faccia, con il fisico, questo è vero, soprattutto drammaticamente per le attrici, perché insomma sono un'immagine della donna e sul ruolo della donna forse in Italia abbiamo ancora un pochino da lavorare, però anche per gli attori, insomma, abbiamo visto carriere meravigliose, in fondo soffocate, costrette, ingabbiate, da, però talmente giusto in quei ruoli che poi finisce solo per fare ruoli di quel tipo. È una cosa di cui hai mai sofferto, ho avuto paura Cioè, io dopo il romanzo criminale dovevo fare 19 gangster, dopo Bartali e tutti gli sportivi, sta anche un po' a te a sapere dove vuoi andare. Quindi hai detto molti no. Ho detto i no che mi avrebbero portato a rinchiudermi da qualche parte. Dopo il romanzo criminale, che è stato sicuramente il film che mi ha fatto notare, avevo proposte più rotonde, magari da questo punto di vista, però ho preferito fare La sconosciuta in un piccolo ruolo e Saturno contro con Ozpetek, ruoli totalmente diversi che probabilmente hanno interrotto Con Tornatore? Sì, Sconosciuta, sì. No, e Saturno contro con Ozpetek, cioè La sconosciuta. Ho sentito male. Sì, sì, ho detto La sconosciuta e Saturno contro. Vabbè, non hai capito. Ma sì, io sei arrabbiato. Poi che le critici siano solo scelti. Ci resto, abbiamo diritto a voi. Andate a bere. Vabbè. Hai detto Spinoglia che non ci sei controllare tutto. Dalla sconosciuta chi Tornatore, Saturno contro Conosco. 2007. Eh? 2007. 2007. La so. Però invece sul typecast, devo dire non solo in Italia, voglio dire, se pensi ad Al Pacino ci ha messo una vita, fino a quando Coppola non ha insistito perché lui fosse il padrino, avrebbe sempre solo fatto gli storpini a quelli piccolini, dopodiché da quel momento in poi gli hanno fatto fare protagonisti che magari erano proprio invece, non erano assolutamente in typecast, perché se tu ti immagini di scrivere Scarface prima che Pacino arrivi al successo non penseresti mai di castare Pacino. Questo è un po' il paradosso, che dopo che tu hai fatto successo poi ti offrono pure le suore laiche, no? Ma io non c'entro niente di povero. Quella è una cosa abbastanza tipica del nostro mestiere. Altra cosa è invece l'aberrazione che c'è sull'immaginario femminile in Italia, e su questo, da uomo circondato da donne, padre di figlie e compagno di attrice, sono fastidiosamente schifato, lo dico proprio onestamente, penso che ci sia la responsabilità, però lo dico anche del nostro mondo femminile in questo senso, e penso che io non sono uno che vuole che mia moglie assomigli a una copertina di un giornale femminile,